Anche il vostro orologio brontola, signor Stone. Quando lo avete comprato? Me lo regalò mia moglie il giorno delle nozze. Erano anni che non lo portavo in tasca. Me lo sono ripreso oggi per festeggiare il ritorno di mio figlio Clay. Arriverà senz'altro uno di questi giorni. È molto bello. Il nostro furgone che arriva. Perfetto orario. Thank you.
questo lo regalerò al mio capo. Ammazzano tutti. Che porterà un po' d'ordine in questo paese. Povero signor Stone. Era un gentiluomo, un vero gentiluomo. Riposi in pace. Sarete tutti dannati se non sotterrate le vostre pistole. Tutti! Tutti! Anche questa, come la rapina alle banche di Borrow, di Smills, di Ruth, è una carognata di Kinshaw's. Vuoi dire Fast Draw? Appunto, di quell'infame che si chiama Fast Draw. Ma è possibile che nessuno l'abbia visto? Io sono corso a chiudere la cassa. Dico a voi, Mary Blair. Dalla finestra, dietro quel vostro tavolo. Dietro? Ma io stavo sotto il tavolo. Mi ci sono buttata i primi spari. Io ho sentito solo che quel tale diceva: questo orologio lo regalerò al mio capo. E ha preso l'orologio del povero signor Stone. Certo che se voi non ci aveste lasciato indifesi... Brava. E i bufali? Quali bufali? Un branco di bufali stava per rovinare il raccolto del signor Colbert. Certo, quando la gente è solidale nella vigliaccheria tutto è inutile. Ma che vigliaccheria? Si fa presto a dire, signor giudice. Erano più di 50, peggio di un tornado. Ah, ecco, hai veramente ragione, proprio così, peggio a di te. Un tornado. E sta più attento un'altra volta. Mi dispiace, e in totale mi dovete il cappellino, il mantello e la borsetta. Continuiamo? Però pagamento in denaro. No, no, no. Dalle donne non accetto in pagamento che oggetti personali. Siete il più singolare giocatore che abbia conosciuto. Ne ho visti a Los Angeles, a Philadelphia, a San Francisco. Perché? Venite dalla California? Da Monterrey. Dirigevo la succursale della banca di mio padre. Anche i banchieri, in un certo senso, sono dei giocatori. Ma il gioco riguarda un po' tutti. Io credo che l'uomo sia un animale che gioca. È un animale in cerca di emozioni. Senza saperlo, il più delle volte io le trovo nelle carte, nei dadi, nella roulette, dovunque ci sia da sfidare la sorte, senza cupidigia, ma per amore di avventura. Siete un avventuriero, insomma. In un certo senso. E voi? Io sono un artista, in un certo senso. Vado, come vedete, al Long Branch Saloon. Certo che per una donnina ci vuole un bel coraggio per girare da un saloon all'altro. Gli affari sono affari, e in vista specialmente di una fiera ci si muove ognuno con la propria merce, si intende. La signora viaggia in scuri, asce, coltelli? No, coltelli. Adesso a Dallas vanno le pistole. Voi in dollari? Voi in emozioni, quel signore forse in sonniferi, e io invece viaggio in bel canto. A Dallas, badate, c'è gente scatenata. Mio padre, pover'uomo. Mi sembro tipo d'avere paura io. E poi, stando a quello che dicono i giornali, quei banditi, figli di banditi, pare che ce l'abbiano solo con le banche. No, anche con le dirigenze. Un gingillo, amico? Poi, dico a te, viaggi nudo? Non ti vergogni?
Siamo arrivati. Staccate i cavalli, sì. Fermi lì. Il vostro bagaglio non mi interessa, mi basta questo. La signorina viene con noi. Questo vi farà passare la voglia di denunciarci allo sceriffo. Sta al tuo posto, signorino. No, lasciatemi, vigliacco. E niente denuncia, se no. Non tutto, amico mio. Povero vecchio. Ecco quello che abbiamo vinto. Che hai vinto? Quanto dista Dallas? Forse 7 o 8 miglia. Andiamo come l'indiano. Appena arrivati faremo visita allo sceriffo. Ah no, la prima cosa che farò è un pediluvio. Per me è più importante. Avresti tenuto conto del mio avvertimento, bell'imbusto. Il mio collega è occupato. Vi chiede scusa, ma per il momento non può proprio muoversi. Mi ha incaricato di ritirare il malloppo. Quello vero. Molla! Pela tu! Certi scherzi a Pastro non si fanno, e ricordati, niente colpi di testa, altrimenti, povera Katie.
Dio, dunque! Ma che fai? Prendi giù! Lasciami stare! Accetta scommesse. Do il forestiero 5 contro. Ma che 5? Io lo do spacciato. Dai! Forza, picchia! Così, dai! Forza! Grande amico per me. Volevamo tutti molto bene. Al povero signor Stone, tutti. Sei in gamba, Clay. Però se non era per me, me lo salutavi, Faldro. Quelli sono i figli di Samuel. Lei è Stella. Ma tu non puoi ricordartene. Era troppo piccola quando sei partito. Stella? Me ne ricordo invece, la chiamavo Bitorzo. Ti dico che mi riconobbe lui per primo mentre stavo in mezzo alla folla. E si sbracciava, e gridava. Goodwin, finché mi raggiunge mi dice: ma come, non mi riconosci più? Sono Clay, Clay, gridava. E io niente, e lui dai ad abbracciarmi, a smanacciarmi, che per poco non mi spogliava tutto, e fu allora che io mi ricordai... Si è messo un guardione di pelle. E mi chiese pure di Stella, sì, di tutti si ricordava, come può non ricordarci? È nato qui. Brava, molto bene. Grazie. Il ritorno di Claystone. Sentito, Claystone, il signor Stone. Tutte le notizie su Claystone e Fastdrop. Tutte le notizie su Claystone e Fastdrop. Te lo pago, avanti. No. Te lo pago. Dammene una copia, non ho spicci. No. Sì. No, no e no.
Ma... Insomma, il mio contratto è finito e io me ne vado. Ascolta, puttana, ascoltami. Se quella stupida si è fatta beccare dai banditi, peggio per lei e per te. Non puoi mandarmi all'aria allo spettacolo. La gente qui vuol vedere sottane, sottane, sottane. Vuol veder ballare, vuol sentir cantare, vuol vedere belle gambe. Arrangiati, mostragli le tue. Ma io non so ballare, non so cantare. Ti aumento lo stipendio, saresti, ti aumento. No, no, mi aspettano a Delior. Sai che cosa vuol dire Delior? Un trattamento che neanche a Parigi. E acqua corrente in camera. Mary, Ben, 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 Ben. Dove ti hanno attaccato? Chi è stato? Gli indiani fra Port Adams e Delaware. Vuoi ancora andare a Delaware? No. Vieni, angioletto bello, vieni, avvicinati. Vattene, John, che gli guasti l'appetito. Se mi capiti sotto, ti tiro il collo. Ben, Ben! Se mi capiti sotto, ti tiro il collo. Mi fai un baffo. Presto ti impiccheranno e allora... Verrò a grattarti i piedi la notte. Io dormirò con le scarpe. So dove trovarla a quest'ora, è certamente dentro. Vado a vedere. Allontanati. That makes me go quite mad, and let us dance the all night long, can't get.
farei piccare! Anche questo per un cowboy è un atto di eroismo. Direi piuttosto di erotismo. Quante? E voi? Una. Cate? Una. Io? Una. Quanto avete, nonno? Nonno, un conno. Digli quanto hai a modo tuo, Smith. Seio. Sei, capito? Ma io ho 9. E il gioco è una strana bestia, nonnino mio. A volte credi di accarezzarla per il verso giusto e invece vai contro te. Guardate laggiù, c'è il compagno di Fasdrò, là, al bancone. È proprio lui. Va dallo sceriffo. Dallo sceriffo? Perché? Digli di stare con gli occhi bene aperti su Fasdrò, c'è qualcosa che non mi piace. E torna su. Vado. Ecco a voi. Clay, Clay, guarda, non vedi? È Clay. Sì, no, via. Vieni, su, andiamo, via. E questo passo i banditi ce li troveremo in casa. Dove andate? Non sapete che le ragazzine non possono entrare nel salone? È meglio che andiate via. Io voglio parlare con il padrone. Sono io, il padrone. E questo non cambia niente, signorina. Andate via. Ho saputo che cercate una cantante. Andate, andate. Ma io so cantare e ballare, ve lo giuro. Provatemi. Che ha detto? È una cantante? Una cantante? Ma no, è una ragazzina che chiede una camera. Va a cantare, su. È brutto mestiere. Un giorno o l'altro finisce che pianto tutto e mi ritiro in Virginia. Io so cantare e ballare, fatemi scritturare dal padrone. Ma mi dispiace, se fosse una cosa di banca potrei anche cercare di fare qualcosa per voi. Ora devo andare dallo sceriffo, ma rivolgetevi al signor Fred, quello che gioca sempre. Grazie. Addio. Quello è Zeke Brandick, un tipo pericoloso. Clay, hai preso la pistola? No, e non ne voglio. Permette, giudice? Fatti valere, ragazzo mio. E così sei venuto per Fast o per me? Io non ti conosco. Ah, io sì. Ti posso dire subito che il tuo amico e la valigia sono al sicuro. Non so di che stai parlando. Sto parlando del valigiotto che volevi grattare con Fasdrò. C'è aria di cazzotti, no? Vuoi scommettere forse? Signore. Volete scommettere pure voi, ragazzine? No. Come vi chiamate? Carmen. Io non voglio scommettere, voglio solo cantare e ballare. Aiutatemi a convincere il padrone a scritturare. Volete cantare per tutti questi zoticoli? Siete troppo bella per cantare per questa gentaglia. Dovete cantare per uno soltanto. E questo sono io. Cantate.
ma sottovoce. Farete meno fatica. Non vi pare? Non dovrebbero dare da bere ai mocciosi. Non dovrebbero darne ai delinquenti. Lo sceriffo ha detto che non può badare a fast food perché deve badare a una torta che ha nel forno, ma ha detto che appena è cotta viene subito qui. Ha ragione, ha ragione. Arriverà tardi, amico mio. La torta è già fatta. A carico di Faldrò e dei suoi uomini c'è anche l'assassinio del postiglione e noi contiamo sulle vostre testimonianze per impiccarlo. Corro in tipografia. Farò un articolo che farà epoca, come le torte dello sceriffo. Fiatare e mettiti al lavoro. Fanne 1000 copie con carattere artistico, quella delle grandi occasioni. E si deve a lui quindi l'assalto alla diligenza, la morte del postiglione, la rapina dei passeggeri, me compreso. Ha rapito la signorina Dior che ancora i suoi uomini trattengono chissà dove. Senza contare il resto. Molto bene. Siedi. Avete visto che ci si guadagna ad essere teneri di cuore? Basta, ti dico. Sei un infame. Ma non potevi. Senti tutti. Ecco, stiamo alla feria. Silenzio. Silenzio tutti. Pretendo da tutti ordine e silenzio. Se l'imputato ha da pagare, state tranquilli che pagherà secondo legge. Intanto, siccome ci vuole sempre un difensore, do l'incarico a Lenzi. Dov'è Lenzi? Perché non è ancora venuto? Vedi, vedi! Sempre le solite! Venite! Ben, ben, ben! È sempre la stessa stavola calda.
Se non rilasciate subito Fast Draw, Katie Dior sarà fatta a pezzi. Voglio leggere anch'io! Ma chi è questa Katie Dior? Vedi, Katie Dior è un'artista che doveva venire a lavorare al saloon. Invece i banditi l'hanno rapita. Diots, diligence is reaching the Great Canyon. We pop the horses, you touch my caravan. My fine revolver, come off my holster, come. Diots, diligence is reaching the Great Canyon. Oh, man, the sunset felt like me. I've got a compass right by you. No one can stop me now. And this the battle, then offer me a drink. Gold dust and dollars is a whiskey's good for me. We patiosis, you coach me galopin. Beware of the ambush that awaits in the Great Canyon. The old illusions is reaching the Great Canyon. We part the horses, you cost me galopin. My fine revolver, come for my foster car. The old illusions is reaching the Great Canyon. Su, vieni a ballare. No! Lasciami stare! Per favore, non si faccia pregare. Sei o non sei una ballerina? Se non vai a cantare, balla almeno. Balla, su, certo, questo non è il salon. Siamo d'accordo. Katie Dior, adesso ti faccio ballare io. No, la, 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 la. Senti, hai ballato, eh? Arriva, Jack. Ti è andata male, a quanto vedo. È qui che succede. Dove vai, Bella? Vuoi privarci della tua compagnia? Senti, Bella. Se domani Fast Draw non sarà qui, ti restituiremo allo sceriffo. Non tutta intera, però, ma un po' per volta. Legala. Ma si tratta di una povera donna, una forestiera capitata qui per caso, capite? Che non sa niente di quanto accade. Quelli la uccideranno perché nessun ostacolo li ferma. Sarebbe un'infamia farla uccidere per i nostri problemi. Un'infamia a applicare la legge? Tu parli così, ragazzo, perché non sei il giudice. Dello sceriffo. C'è ormai una sentenza e io la devo eseguire. Sono pagato per questo. Forse non mi sono spiegato. Sono due le condanne a morte, due. E una riguarda un innocente. Vuol dire che quegli sciagurati avranno sulla coscienza una vittima di più. Sì, col vostro consenso. Scusate, sono spiacente per il disturbo. Vogliate scusarmi. Dura lex, sed lex. Ah, e calcola il 10% di sconto. Va bene, signor Goodwin. Applicheremo lo stesso tasso che in passato vi praticava il povero signor Stone. Signor Clay, ho bisogno della tua firma su questa carta. È molto importante. Firma qua. E io ho bisogno di un grosso favore.
Ma in contanti e sulla fiducia. Beh, questo è da vedersi. Se mi lasci una garanzia di un certo valore, per esempio quel tuo cravattino... Sai cosa diceva il tuo povero padre? Se un amico ti si stacca, non è un amico, ma è una cacca. Dimmi, chi porta da mangiare i carcerati? Ma ordinariamente Samuel o i suoi ragazzi. Bene, chiudi e vieni con me. Sì. È permesso? Si può? Sono Richard Colbert. Ero il migliore amico di vostro padre. Tenevo a conoscervi. Dopo ciò che avete fatto, meritereste una medaglia. No, mi basta la vostra considerazione. Avrei voluto incontrarvi prima, ma siete stato sempre impegnato con Fast Drone. Sì, sono stato piuttosto occupato. E smettila, John, una buona volta. Bing, 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 bing. Muoviti su, abbiamo tante cose da fare. E lo sono ancora. Mi auguro di rivedervi presto, Richard. Potete esserne certo. Chiudi e vai a mangiare. Ci vediamo più tardi. Bene. Lasciate che lo porti io, andavo giusto da quelle parti. Ecco, a lui sì, a me no. Signorina, lei è molto petulante. È una peste. E se non la smette, le do le sculacciate. Sculacciate a me? Non dovresti andare in giro con questa... Ma è scarica. Ma lo credo bene. Volevi portarlo tu? Eccolo, va e aspettaci all'ingresso. È che vuoi restare solo con mia sorella. E va bene. Scusatelo, è un diavolo. Però ci ha azzeccato, sempre che non vi dispiace, si intende? Se fa piacere a voi. Mi sbaglio o ci stiamo dando del voi? Beh, si capisce, dopo tanto tempo. E che? Col crescere si diventa stupidi, forse? Stavamo sempre assieme, mio padre ti voleva a pranzo con noi e noi ci facevamo i dispetti. Mi arrabbiavate quando vi chiamavamo Bitorzolo? No, veramente Bitorzolo chiamavamo te. Ah, no! No, 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 ti chiamavamo Bitorzolo. No! Ascolta, da che ho messo piede a Dallas non ho avuto giornate piuttosto movimentate. Accadranno altre cose, ma se tutto andrà bene io non lascerò più il mio paese. E sai perché? Stammi a sentire, Stella. È meglio che tu vada a casa. Vado io con John. Torneremo subito, vedrai.
signor Stone. Sono venuto a vedere il mio amico Fast. Apri. Ma signor Stone... Apri! Alzati. Scusa. Avanti, su. Ci tieni proprio a farmi fuori con le tue mani? Bella prudenza. Che aspetti? Spara! Allunga le mani. Mi dichiari in arresto. Muoviti. Prendimi il cappello. Avanti. Via. Dammi la mia pistola, Clay. Bravo, John. Riporta a casa il cesto. Il nostro amico mangia fuori stasera. Sentire il giudice, lo spiazzo dovrebbe essere tutto recintato. Sta fresco, deve recitare tutta la prateria. Sceriffo, tutto bene. Sceriffo! Clayston ha fatto scappare il prigioniero. È fuggito con lui. Clayston. Allora non era un abbaglio. Li ho visti passare laggiù. Allora mi ha ridato la pistola, ha chiuso la porta e se l'è filata. Io sono rientrato e ho cominciato a scuotere Tom finché si è svegliato. E gli ho detto, Tom, il signor Clay ti ha fregato. Vieni con me al giornale e raccontami tutto. Su. Uffa, un'altra volta. No, scusate, John deve tornare a casa. Ma avete sentito, malati un po'. Eppure sembrava lei, meriterebbe lui la corda al collo. Lo sceriffo li sta inseguendo con i suoi uomini. Però noi li acciuffano prima di notte. E li salutite, ecco. Quelli conoscono la prateria come le loro tasche. Ma chi se lo sarebbe mai aspettato un affare del genere? Adesso va da solo. A 30 passi ti fermi. Non uno di più, se no ti buco il cervello. Spiegherai ai tuoi uomini ciò che debbono fare e starai lì ad aspettare finché io non ti avrò dato il via. Hai capito? Sì, signore. E i braccialetti? Tienili. Ti donano.
A buon rendere. Accidenti, la pistola scarica di John. Decker! Ehi, Decker! Vieni avanti! Decker, ascoltami! Sono Bass, ti devo parlare. Secondo me non possono aver attraversato il tiro. Torniamo indietro. Andiamo! Ciao, bellezza. Vuoi alzare i prezzi adesso? Ti hanno quotato alla pari con me. Siete fatta male? No. Addio, signor Storm. Arrivederci. Alla prima fattoria ci fermeremo per farvi asciugare i vestiti. Venite. Sì. She's almost tropical. It is like whiskey goes to have it international. Sei il mio portafortuna, tesoro. È tutto tuo, prendi. Sei contenta? John, John, ma non ti ha detto niente il signor Clay? Uffa, e che doveva dirmi? Che il colpo alla banca sto era un trucco per rubarci tutto il nostro danaro. Questo doveva dire. Ma non ha fatto i conti con i banditi, che gli hanno ammazzato anche il padre. Lo scalzone. Ritira quello che hai detto, Frank. Che sei, il suo compare? Vieni giù, stavolta la partita è mia. Sta attento, amore. Frank, dagli le sode a quel tamerino. Che ti mischi, tu sono fatti loro. No, ora sono fatti miei. E tu, vatti a fare un tiro di là. Gente, oh! Io non posso assolutamente cantare in queste condizioni. No! Dai, basta, basta! Ma questo non è... Eccoti qui! Lasciatemi fare! È andata a rompere le sedie all'arco. Thank you.
anche questa partita è vinta. Ti ho detto che non sei nata per cantare, ma per tante altre belle cose. D'ora in poi ti lascerò a casa. Amore mio. Certo. Per te lo spettacolo è finito. Mi dispiace, non ho due stanze per potervi sistemare. Lei sarà in soggezione. No, abbiamo innalzato le mura di Gerico tra noi. Non è vero, signor Stone? Per me basta niente per fare un muro. È vero, signor Stone, che le mura di Gerico caddero per una musica? Ma così dicono. La 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 la. La 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 la. Cos'è una ninna nanna? La suonava la chitarra un compagno di Korzek. Sapete che genere di musica suonarono per abbattere quelle mura? No. E sapete se le mura di Gerico resistettero a lungo, signor Stone? Oh! Sulla pista giusta. Avanti, continuiamo. Signor Colbert, c'è il signor Stone. Buongiorno, signor Colbert. Siete un tipo imprevedibile. Vi rendete conto di ciò che avete fatto? Vedo che siete a corrente di tutto. La signorina Katie Diori, signor Colbert. Enchanté. Capisco che ne valeva la pena, ma adesso mi mettete in serio imbarazzo. Sono qui solo per affidarvi la forestiera. Io riparto subito. Vi prego di accompagnarli in paese. Sì, vi ringrazio. Un momento, che intendete fare? Ho un conto scoperto e per un banchiere è una cosa grave. Se posso fare qualcosa per voi, disponete pure di me. A presto. Arrivederci. E allora? Non vorrete partire subito, spero. Circondate la casa! Non fatelo scappare! Signor Stone! Signor Stone! Pardon. Stasera mi va proprio male. Il gioco del poker è una strana bestia. Tu credi che vada a contropelo per qualcuno? E invece va per il giusto pelo. Hanno acchiappato il banchiere. Lo sbattono in prigione. Traditore! Mettetelo lì! Mettetelo lì! Mettetelo lì! Vendo per una donna! Fermi! Mi piace la pupa? Uomini, ma cani arrabbiati! Questo siete, cani arrabbiati! Ma è così che lo ringraziate di avermi salvato la vita?
perché è stato lui che mi ha liberato dai banditi. Se mi avessero ammazzata, tutto sarebbe regolare, eh? Ci è mancato poco, lo sapete? Ecco, guardate come mi hanno conciata, guardate, guardate! E questo è quello che vi posso mostrare, Tom. Non ho niente da nascondere io! Ehi, ehi, ehi! Quell'arnese, John, te l'ho già detto, è pericoloso. Lo scarica, non lo sai? E tu che hai da ridere? Molto addolorata per ciò che è accaduto. Aspetta. Dove vai? Avevo da dirti molte cose. Dopo quanto è successo, le avete dette, non soltanto a me, ma a tutti. È stata un'impresa romantica la vostra. Mi spiace che Katie, la vostra fidanzata, sia rimasta ferita. Katie non è la mia fidanzata. Quello che dovevo dirti riguarda Mirti. E... da dietro queste sbarre non so come cominciare. Ma posso dirti che... No. No, Clay. Ho capito. Posso aspettare. Ci fate venire qua di corsa per sentirci dire queste fesserie? Un momento, forse non mi sono spiegato. Resta qui. Va bene. Voi dite che il motivo che mi ha spinto a barattare Katie Dior con Pass Draw non vale. Allora io chiedo 48 ore di tempo per recuperare il carcerato. Il condannato a morte? Sì, il condannato a morte. Insomma, vi dovremmo mettere in libertà. Sì. Ma è una pazzia, noi rischiamo. No, rischio io. E per giunta, vi deposita cauzione tutto il mio denaro che ho in banca. Benissimo, e deposita anche me. Grazie, amico. E chi ci dice che non ve la svignate infischiandovene del nostro denaro e di tutti? Chi ci garantisce? Io. Mi piace il gioco d'azzardo e mi ci ficco. Ho sentito tutto e mi consegno a voi come ostaggio. Se lui barasse, pagherò io. Mi condannerete come suo complice.
Grazie, amico mio. Bravo, siete un vero gentiluomo. Grazie. Animo Russell, decidetevi. Non allarmate, è la moglie del pastore. Questa moglie del pastore. No, 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 e poi no. Quante volte te lo devo dire? Per chiamare i fedeli ci sono le campane, devono abituarsi alle campane. Dammi questo pistolo. No, no. Brigadiero, dentro. No. Cammini, cammini. Avanti voi altri, muovete. I matti sono matti, ma quelli che gli vanno appresso certo sono fessi, specialmente se non hanno un cuore di leone. Che discorsi? Gli scudieri antichi, allora, quelli che andavano appresso ai cavalieri erranti? Ma erano fessi. Fessi, fessi. Eroi di minore categoria dei loro capi, però le loro donne non li consideravano fessi. Prima di partire li abbracciavano, li baciavano e regalavano loro la spada. Eccotela la spada, è ciò che ti ci vuole. Sicuro, anche gli scudieri in certe occasioni si battevano. E ta, la, ehi, ta, ta, ah, ai. Si coprivano di gloria. Voi adesso dovete venire con me. Sarete mio ospite per 48 ore. Nella speranza che lui torni in tempo. Se no, questa potrebbe essere l'ultima mia partita. Clay. Buona fortuna, amore mio. C'è il tuo padrone? Va dentro, ti aspetta. Zeke, tu bada ai cavalli. Non avrei dato un chiodo dei miei stivali per la tua pelle. Siedi. E invece eccomi qua, sano e salvo. Strano tipo quel Claystone. E tu devi la vita proprio a lui. Vorrà dire che reciterò un amen quando lo impiccheranno. Il che non mi dispiace. Non era certo dello stesso stampo di suo padre. Non c'era movimento di denaro che non si riuscisse a conoscere da lui e controllare. Questa volta però è andata piuttosto male. Al capo, che contava sul valigiotto. A me personalmente è andata benissimo. Signor Richard. Che c'è? C'è di là il signor Stone con un amico. Desidera parlarle. Chi è? Fallo entrare. Tu nasconditi dietro quell'uscio. E niente sciocchezze in casa mia. Signor Stone. Caro Colbert. Mi diceste l'altra volta, se posso fare qualcosa, disponete pure di me. E lo confermo. Accomodatemi. Posso? Scusatemi un momento, aspettate di là. Bene. Per l'intervento di Fred ho 48 ore di tempo, sicché ho le ore contate per prendere quel bandito. Un impegno a scadenza fissa, insomma. Esatto. E da buon banchiere tengo alle scadenze io. Non vi mancherà il mio aiuto. Anzi, vi accompagnerò io stesso. E troveremo Fast Draw, siatene certo. Manderò subito in giro i miei uomini per cercare di individuare il rifugio di Fast Draw. Il signor Clay e il signor Goodwin debbono ristorarsi. Provvedi, Tom, subito. Va bene. Prego, accomodatevi. Grazie. Fate come se foste a casa vostra.
per il Maccabeo non uscirà vivo di qua. Tu farai soltanto ciò che ti dico. Prendi i tuoi uomini e vattene. Appostati al candito del guado. Te lo servirò su un piatto d'argento. Ma spara tu, per gli altri non mi fido. Anche se lo fa per cattivarsi i tuoi favori in banca, si sta facendo in quattro per aiutarci. Che succede? Che hai visto? Informazioni dai miei uomini. Certamente sorprenderemo Fast Draw in una capanna sul fiume. Cherchez la fama, mi capite? Possiamo andare. Vieni. Ehi, Goodwin, stai facendo un rifornimento? No, no, vengo subito. Seguiranno, noi ci fermeremo qui. Andate! Fra mezz'ora avanzeremo tutti verso il fiume. In tal modo il nostro bandito non ci sfuggirà. Il signor Goodwin può andare con loro. Va pure, Goodwin, va. Che facciamo ancora qui? Mezz'ora è già passata, dobbiamo andare. Il signor Richard ci aspetta. Sta zitto, imbecille. Non hai capito che è un trucco? Dobbiamo perdere tempo. Fast Draw aspetta il banchiere al fiume e questa volta non lo sbaglierà. Gli pianterà una pallottola in testa come ha fatto a suo padre. Ah, oh, povera testa del signor Stone. Mezz'ora è già passata. I vostri uomini si saranno mossi. Vi sbagliate, signor Clay. Mezz'ora non è ancora passata. Questo è l'orologio di mio padre. Dove l'avete preso? Che mi prende? Mary Bland, sentì l'assassino dire questo lo regalerò al mio capo. Vuol dire che il capo siete voi. Imbecille. La pistola è scarica. L'ho fatta scaricare io, stupido. Prendere Fast Draw, eccotele tutte e due. Spiace per Fast, gli tolgo il gusto di piantarti una pallottola in testa come la piantò tuo padre. Thank you.
dobbiamo raggiungere il signor Stone prima di quegli assassini! Dai! Stabilion is reaching the big canyon. With papillosis, you touch my galavan. My fine revolver, come off my oyster, come. The oldest diligence is reaching the Great Canyon. Oh, bang, the rats will pound, the sunset to the green. I'm going down to try for you, no one can stop me now. And this the battle, then offer me a drink. Gold dust and dollars, this whiskey's good for me. We patios, you Scotchmen gallop fun. Beware of the ambush that awaits in the Great Canyon. The old division is reaching the Great Canyon. We part the horses, you Scotchmen gallop. My fine revolver, come on, my bomber car. The old division is... E adesso possiamo anche fermarci. Godwin, povero amico mio.
va pagato bene. Diglielo domani al signor Colbert. Se no glielo vado a dire io. Adesso che quello è ammazzato, possiamo concederci un bel sonnellino. Passami quel vino. Vedere cosa hanno le bestie. Amber, va a vedere perché non torna. Scampato al fiume, ma stavolta non lo scomperai, sai? Tieni! Questo è il mio ringraziamento per avermi liberato. Scansati, Fast! Lasciala a me! Ti scuoio, bell'imbusto!
via quel bastone. Vieni, assassino, anche senza bastone. A innamorarti di un matto. Abbiano torto o ragione, non posso veder piangere i miei figli. Animo, Stella. Su, su, coraggio. Non bisogna disperarsi prima del tempo. Sento che gli è successo qualche cosa. Basta. Ho perduto tutto. Non la speranza, però. La speranza fa ricchi staccagli. Gioca, su, gioca. A voi. Sceriffo, ho perduto tutto. Io ho giocato per il servizio, però voi mi rimborsate, vero? Il poker è una brutta bestia, amico mio. A volte credi di accarezzarla per il verso giusto e invece vai contropelo. Allora adesso? Che cosa ti giochi? Quella? No. Va bene la camicia? Sta arrivando Clayton! Sta arrivando Clayton! Cammina, carogna. Cammina, su. Bravo, ce l'avete fatta, eh? Non c'è che dire, Lasser. Sono un uomo puntuale. Grazie, amico mio. Grazie. Una bella coppia. No, una regina e un re.